Il paese ritrovato nasce dall'esigenza di reperire, di individuare una nuova risposta per il malato di Alzheimer in un momento della vita in cui non è ancora la persona così grave, così compromessa per essere accolta in un nucleo di RSA, in un nucleo residenziale, ma la sua permanenza al domicilio è difficilmente sostenibile dalla famiglia. Abbiamo visto in quest'anno di attività che nel momento in cui le persone sono libere di scegliere, sono libere di fare quello che più gli aggrada, il disturbo del comportamento viene a ridursi e di fatto la qualità della vita per queste persone cambia in modo radicale. È un progetto sperimentale che da un anno sta verificando una serie di aspetti, quali le luci, i colori, l'impatto della tecnologia nella gestione del controllo della persona, e stiamo verificandone oggi i miglioramenti nella vita delle persone stesse. Il progetto del paese si basa su spazi pubblici e spazi privati, su front stage e backstage. All'interno del backstage, delle cose che non si vedono, ci sono i livelli di tecnologia, livelli tecnologici che mi permettono di integrare facilmente sistemi sperimentali che permettono al paese di evolversi sempre nel tempo ed essere sempre diverso. Sono sistemi a supporto degli operatori e degli ospiti che vivono all'interno del paese, quindi a supporto della vita quotidiana. Un primo livello è quello della building automation, un sistema Connex usato in maniera un po' particolare che mi permette la gestione degli scenari luminosi e degli scenari all'interno delle stanze e degli spazi comuni. Un livello di infrastruttura informatica che mi permette di collegare tutti gli sistemi sperimentali, quali il sistema di monitoraggio degli ospiti e degli operatori e i sistemi di fruizione dei contenuti multimediali all'interno degli spazi comuni e all'interno degli appartamenti con il TV interattivo. Una delle motivazioni per le quali abbiamo pensato di utilizzare in questo luogo la luce naturale, che non solo filtra dalle finestre di questi edifici, ma anche l'abbiamo ricostruita con l'idea di luce artificiale portata all'interno di questo villaggio. La luce naturale che penetra da queste finestre comunica ai nostri occhi, al nostro cervello, alla nostra pelle, che c'è un orologio biologico che sta funzionando. Combinata con questa abbiamo pensato la luce artificiale, che si muove anch'essa con questo ciclo e che serve a sottolineare alcuni elementi fondamentali in questo luogo, dove la gente passa il tempo sorseggiando un caffè e guardando, grazie alla sottolineatura della luce, immagini che le riportano al loro periodo più vivo. Questi oggetti, che vengono qui utilizzati per sorseggiare un caffè, sono familiari con gli ospiti di questo villaggio. Sono seduto al bar del villaggio e mi accingo a bere un tè con un mio amico. In questo momento la situazione che abbiamo creato è quella di discrezione. Ho una percezione degli oggetti che sono su questo tavolo, ma insieme con questo, per avere maggiori dati ed un confronto che ci porterà poi ad avere un'analisi e degli studi, abbiamo aggiunto una situazione di accento, questa. Questa ci permette di avere una definizione degli oggetti, una definizione dello spazio che dovrebbe aiutare l'ospite di questo villaggio ad avere un rapporto migliore con lo spazio intorno a se stesso. Siamo nel negozio del bricolage. Qui passiamo del tempo, facciamo i lavoretti che conosciamo, che per tutta la vita abbiamo fatto. La luce serve, non solo in questo luogo, ma in tutti i negozi, a dare la sensazione, la consistenza dei materiali. Un materiale, cambiando di densità e di illuminamento e di colorimetria, muta se stesso. Questa è un'esperienza umana che tutti abbiamo. Nel caso dei nostri ospiti, ci vuole un aiuto per rientrare nella normalità dei cambi del colore, e questo la luce in questi luoghi può farlo. Siamo nella piazza principale del paese ritrovato
Dietro di me vedrete la piazzetta ricostruita della chiesa. Abbiamo con la luce piazzato due pali storici che insieme con la caratterizzazione delle facciate data dal colore studiato da Aldo Bottoli, abbiamo creato una sorta di disordine visivo. Come è il disordine che noi ci ritroviamo nei nostri piccoli centri urbani? E quindi non c'è una regolarità, c'è questa irregolarità che rende tutto questo un po' più vero. Siamo nella chiesetta del villaggio. Che cosa c'è di speciale in un luogo sacro? È il gioco di luce che fa sacro un luogo di raccoglimento, un luogo spirituale. E anche questa chiesetta ha un gioco di luci dinamiche. In fondo gli architetti del passato hanno sempre studiato il rapporto tra luce naturale e luce artificiale, tra candele e finestre. Noi lo riconosciamo immediatamente entrando in un luogo sacro ha delle caratteristiche. La luce è uno degli strumenti per rendere sacro un luogo. Nel cuore di Monza, circondati da edifici che sovrastano in parte il villaggio, è stato concepito questo polmone verde, questo giardino che rende il villaggio ancora più credibile. C'è un parco, c'è un pezzo di natura. Questo pezzo di natura è stato concepito un percorso e tutto il villaggio dall'architetto Giovanni Ingrao. Questi percorsi sono stati sottolineati da alcuni elementi strutturali, ma che sono anche illuminanti. Un tappeto rosso al pavimento guida gli ospiti all'ingresso del teatro del villaggio ritrovato. Come il tappeto, anche la facciata è in tonalità con lo stesso colore e questo colore è sottolineato da delle luci verticali che segnano la campitura delle vetrine, ricordano la memoria storica dei teatri di qualche decennio fa. Spesso in luoghi come questi le persone vengono invitate a vestirsi per andare a teatro o a vedere un film. Ma come potrebbero crederci se poi il teatro è grigio, banale, è uno stanzone che sembra una palestra e le luci sono un normale soffitto di plafoniere come un ufficio? Non ci credo, non ci posso credere, voglio mettere i miei gioielli e quando arrivo voglio trovare un teatro. Ed ecco, questo è stato fatto. Non è una simulazione della realtà, è un insieme di comunicazioni semantiche che aiutano le persone a riconoscere i luoghi connessi ad attività. Un posto speciale. La luce ci aiuta a mettere in evidenza gli oggetti che noi quotidianamente distribuiamo all'interno del paese. E questo non è solamente per un motivo estetico, ma anche per un motivo di intrattenimento e di attività. Gli oggetti hanno un valore, gli oggetti hanno un significato, e gli oggetti colmano quei vuoti di attività che spesso i residenti, ma le persone con fragilità cognitiva hanno e quindi a volte si trovano nella situazione di non poter agire sull'ambiente perché la luce non evidenzia gli elementi e gli elementi non sono a loro disposizione. Siamo in uno degli appartamenti del paese ritrovato. La prima cosa che ci siamo posti era quella di scardinare un po' il luogo comune della situazione di luce che in genere c'è in un corridoio. Un oggetto che abbiamo progettato appositamente per il paese ritrovato che ci riporta a una domesticità, è una sorta di abat-jour appeso al soffitto. Queste due alette possono muoversi nello spazio per evitare gli abbagliamenti, ma soprattutto la cosa che forse qui non potete vedere, ma che accade, che viene percepita dagli ospiti, è la mutabilità della luce. La luce varia con grande frequenza ogni ora e soprattutto è basata su un ciclo circadiano che permette agli ospiti di vivere con naturalità questi spazi. Una delle caratteristiche degli esseri umani è l'avere dell'interno un orologio biologico.
Che cos'è questo orologio biologico? L'orologio biologico determina sonno, veglia, fame, capacità di considerare l'orario, capacità di vivere durante il ritmo della natura. Spesso questo ritmo biologico viene alterato e lo perdiamo. Tutto il progetto di luce del nostro villaggio è costruito intorno al ritmo circadiano umano, con scansioni di luce dinamica, 8 secondi, 30 secondi, mezz'ora e un'ora e anche più. Queste scansioni riescono a riportare la nostra percezione dell'ambiente in un ritmo di naturalità. Se lo ritrovo, starò molto meglio e ho molte possibilità di avere una vita più normale.